spesso scherzando, quando vedevo un ciclista in mezzo alla carreggiata, dicevo: questo mo lo metto sotto. Bene, l'ho messo sotto uno sul serio. E non c'è niente da ridere né da sorridere, anche perché sono molto scioccato. Sono stato scioccato ora, fortunatamente non è successo nulla di grave, ma poteva succedere qualcosa di molto grave. E sono qua per raccontarvi questo fatto, anche per fare della prevenzione. Ci tengo subito a precisare, non è stata colpa mia, ora vi racconterò l'accaduto. Però, comunque sia, magari per chi è alle prime armi, sia con la moto, sia col motorino, che con la macchina, spero che tramite questo video, dove vi racconto questa brutta esperienza che mi è capitata, vi volevo sensibilizzare a stare comunque sia sempre con mille occhi e sempre attenti, comunque sia, di rispettare il codice della strada, cosa che non ha fatto il ciclista, che fortunatamente ora sta meglio. Cosa è successo l'altro giorno? Come avete visto, non ho fatto neanche uscire i video in questi giorni, proprio perché volevo un attimo essere certo di non aver combinato guai seri al ciclista. Insomma, comunque tutto bene, non è stato mai in pericolo, ma c'è stato solo un grande spavento. Cosa è successo l'altro giorno? Tornavo da una festa, ero stato in compagnia di persone a cui voglio bene e stavo tornando a casa mia da un po' lontano. Ero stanco perché comunque avevo passato tutta la giornata in giro e avevo viaggiato con la macchina e tutto. Comunque ero un po' stanco e quindi non avevo i riflessi prontissimi come da appena svegliato. Vabbè che da appena svegli non si hanno mai i riflessi pronti, però voglio dire, avete capito. Cosa è successo? Ero in città, guidavo tranquillamente, andavo verso i 40 all'ora. C'era un semaforo verde con un incrocio un po' particolare, perché praticamente il semaforo era un incrocio a 4 ed è un semaforo di quelli strani perché viene dopo una salita ed è totalmente dritta la strada. C'è una salita così, poi c'è il semaforo e poi continua la strada dritta. E da destra vengono sparate le macchine perché è tutto un rettilineo e esistono i semafori apposta. Che cosa è successo? Io ero tranquillo, erano le 6:40 di sera, ho attraversato questa salita. Normalmente non c'era quasi nessuno in strada, anche perché era un giorno di festa. E a semaforo verde io non ho minimamente controllato se qualcuno passasse a destra. Quindi sono andato dritto sparato. E qua infatti io vi dico: state attenti pure quando il semaforo è verde, nel caso ci fosse un incrocio. È arrivato questo ciclista, sfortunato lui, sfortunato io, tranquillamente è passato col rosso, cioè neanche ha visto. È passato tranquillamente così. Io ho sterzato, però ovviamente l'ho preso e l'ho fatto cascare di brutto, ragazzi. Adesso mi è cascato addosso alla macchina, praticamente quasi sul finestrino, quasi sul cruscotto, perché ho preso la bici, è sbattuto, immaginate la scena, sul mio sportello ed è caduto a terra. Aveva il casco, è rimasto a terra, ragazzi. Immaginatevi la mia faccia. Io in quel momento freno, inchiodo e non mi sono mai sentito così in vita mia. Praticamente ho cominciato non a tremare, ma mi è salito dalla pancia il cuore, dalla pancia alla bocca. Ho detto: ok. Cazzo, cioè stavo così, fermo, una lastra di ghiaccio praticamente in quell'istante. Ho frenato anche in mezzo alla strada, fortunatamente non c'erano altre macchine e abbiamo bloccato un po' il traffico, però fortunatamente sia per me ma soprattutto per il ciclista che stava fermo in mezzo alla strada. Immaginatevi, questo passa col rosso, io vado tranquillo, prendo il ciclista, lo butto a terra e dietro di me c'era una macchina sparata. Immaginatevi che bella fine. Comunque questa a terra, fortunatamente chi era fermo al semaforo è sceso, accostato, si è sceso, è venuto ad accertarsi delle condizioni di questo ragazzo, che tra l'altro credo anche mi conoscesse. È stato portato in ospedale per vedere soltanto se aveva un trauma cranico o tutto, e fortunatamente insomma sono state delle brutte ore, ma fortunatamente insomma niente di grave. E poi insomma ci sono state cose burocratiche che non vi sto a raccontare, le assicurazioni e cazzi vari. Però io, ragazzi, io vi dico, io se stavo con la moto, ok, io sono stato fortunato perché ero con la macchina, sono stato soprattutto fortunato che il ragazzo non si è fatto niente, anche se la colpa non era mia. Ma immaginatevi se io stavo in moto, tranquillo, anche a 40, 50 all'ora, ok? Passo il semaforo e questo mi taglia la strada con la bicicletta e lo prendo pieno, casca lui, ma casco io anche dalla moto. E la moto non va a 20 all'ora o va a 10 all'ora, a 10 a 20 all'ora come può andare uno in bicicletta. Anche se andavo a 40 a 50 in moto e prendevo questo in bici piena, o per scansarlo avrei sterzato e sarei cascato, io mi sarei fatto molto male. Io, oltre a raccontarvi questo fatto, veramente faccio sto video per sensibilizzare tutti: non passate col rosso prima, perché non solo mettete a repentaglio la vostra vita, ma anche quella delle altre persone. Quindi con qualsiasi mezzo, a piedi, in bicicletta, con la moto, col motorino, col monopattino, con l'overboard, se è rosso, fermatevi, se è giallo, fermatevi lo stesso.
Quando passate col verde, se c'è un incrocio pericoloso, io ve lo giuro, sono il primo che tende sempre anche a rallentare. Anche se c'è il verde, a rallentare, perché io so. Oh, ci ho sempre pensato, magari passa qualcuno, qualche matto con rosso. Ecco, ho trovato. Un giorno che non rallento, ho trovato il matto. Quindi, ragazzi, video molto breve, non monetizzato. Cioè, non è che monetizzo, faccio il botto e monetizzo. Sti cazzi. Volevo dirvelo, volevo raccontarvelo per fare prevenzione. Ecco, anche con la maglia di Ro, che non ci azzecca molto. State attenti, guidate con prudenza. E niente, ci riciao, gente.